L'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, riguardo la cura del creato e la tutela dell'ambiente, rappresenta una svolta. La sua presentazione è avvenuta al Vaticano, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, il cardinale Peter Turkson e il metropolita di Pergamo, Zizuolas. I preparativi, in una fremente sala stampa, sono iniziati presto. La sala conferenze era gremita di ospiti e giornalisti provenienti da ogni nazione. Tra gli ospiti illustri abbiamo notato l'ex parlamentare e convinta ambientalista Grazia Francescato, alla quale abbiamo chiesto un parere sull'enciclica. Devo dire per prima cosa Laudato Si Papa Francesco. Voi vedete il mio sorriso perché dopo 45 anni di ambientalismo come presidente del WWF, dei Verdi europei, che sono stati, devo dire, 45 anni se non di predica al deserto quasi, perché pochissimi avevano capito fino in fondo che cosa vuol dire un approccio olistico al tema ambientale, ecco, questa enciclica allarga il cuore. È vero che, bisogna dirlo, altri papi avevano detto cose molto importanti sull'ecologia, penso a Ratzinger che ha parlato di ecologia umana, penso addirittura a Paolo VI, penso a Giovanni Paolo II, però le loro frasi erano messe in vari discorsi. Questo Papa per la prima volta non solo raccoglie tutto ascoltando, badate bene, il grido della terra ma anche il grido dei poveri, quindi lui fa le connessioni tra il problema ambientale, sociale, economico e introduce finalmente la dimensione spirituale ed etica. Devo dire, io personalmente sono molto contenta perché ho scritto due libri sul rapporto natura-spiritualità che ho imparato in Amazzonia dai popoli indigeni. Non a caso America Latina, che è proprio il continente da cui viene il Papa. Il Papa introduce non solo la speranza, ma in maniera molto pragmatica, molto concreta, ci dice cosa dobbiamo fare e soprattutto dice che è una responsabilità di tutti, non soltanto della politica, degli scienziati. Quindi lui allarga moltissimo l'approccio al tema ambientale, che secondo noi è il giusto modo, cioè chiede un nuovo modello di sviluppo, perché guardate che da un lato questo modello di sviluppo è insostenibile per l'ambiente perché in 40 anni abbiamo distrutto il 30% delle risorse del pianeta, quindi foreste, suolo, acqua, ma è insostenibile anche dal punto di vista sociale, della giustizia sociale, perché l'1%, le 60 persone più ricche del pianeta, pensate, hanno tanti soldi quanti 3 miliardi di persone. Questo è insostenibile, non può essere accettato. Sono un ambientalista che ha fatto un passaggio di 14 anni in politica e l'ho lasciata 3 anni fa perché, ahimè, la politica è vero, è prona alla finanza, è prona agli interessi forti e quindi i partiti sono diventati uffici di collocamento e qualche volta, ahimè, comitati d'affari o di malaffare, quindi non ero più interessata. Io credo moltissimo nelle buone pratiche, credo moltissimo in quello che chiami punti di luce, cioè tante persone, realtà, gruppi, movimenti che fanno le cose, non che parlano soltanto, penso a quelli che fanno agricoltura biologica, mobilità sostenibile, l'educazione ambientale, che lavorano coi poveri, ecco, quello è il modo di fare davvero l'ecologia umana e quello che questo Papa chiama ecologia integrale. Quindi io sono convinta che questa enciclica è uno strumento di lavoro, non a caso è stata mandata a tutti i vescovi già, come dire, guardate che non deve essere soltanto una bella narrazione, una preghiera, ma Francesco ci dà l'ispirazione, parlo di Francesco d'Assisi, per operare anche, non soltanto per dire bellissime cose e lodare il creato.